Italy Sardegna Festival, questi quattro giorni importanti per unire le serie, grandi serie TV con il cinema, e quindi ne vedremo delle belle. Ci sicuramente rincontreremo con tanti protagonisti: Josh Hartnett, Silvia Hoeks, Gabriele Muccino, Rodrigo Santoro, Marisa Tomei. Io sono cresciuto con l'amore per il cinema, ma per cresciuto intendo proprio da quando avevo 6 anni. Quando io ero bambino la televisione praticamente non c'era. Cosa si racconta nel mondo per quello che riguarda il cinema italiano? Allora, la sorpresa è che andiamo di moda, andiamo molto di moda. C'è voglia di cinema italiano, c'è voglia d'Italia, di storie italiane, abbiamo una percezione molto alta. Io ho avuto la fortuna con Perfetti Sconosciuti di essere distribuito in tutto il mondo, ma al di là dei miei film, quello che mi interessa anche giustamente riportare è l'esperienza degli altri film italiani. Nei festival internazionali, quando c'è un film italiano, la sala è piena. Cosa sapete realizzare da un punto di vista cinematografico? Si tratta di un progetto davvero bello e sono veramente emozionata. Non posso ancora parlarne, probabilmente lo annuncerò in modo ufficiale la prossima settimana. Tonight with Fort Village to help children in crisis. Thank you so much. Sarah Ferguson, The Duchess of York, Sarah Ferguson. Preferisce in assoluto. Diciamo che in generale li amo tutti perché li considero un po' come dei figli. Vi posso dire che uno degli ultimi ruoli che ho interpretato, quello di Victor, è un ruolo a cui sono molto affezionato perché è un personaggio che è molto diverso da me. Grazie a Violante Placido. Paola Minaccioni, premio Mani Loi. Grazie a Ella Purnell per essere qui. In the States, which is my first American thing. I selfie, che rapporti hai tu, Paola, con i selfie? Ne faccio tantissimi. E tu, Riccardo? Sì, io no, assisto ai selfie di Paola. Ogni tanto lui scatta delle foto male. Sì. Nonostante sia regista sulla foto, sì, ma perché le fa a me, agli altri le fa benissimo. E a me che me le fa, vorrà dire qualcosa comunque.